vi do una piccola info Milan, che magari può essere così interessante, visto che immagino iniziate a parlare anche in questa chiusura, in coda No, appunto, allora della gara. chiudiamo il No, discorso anche Conte, no, no, tanto ti do l'abbiamo. questo. Non Vai. dovrebbe, pare che Pioli ha confidato qui, e ovviamente qualche talpetta, i miei colleghi l'hanno, che ha in mente di non far giocare Florenzi nel ruolo di Theo, che ovviamente sarà assente per squalifica, ma sarebbe seriamente valutando di lanciare il giovane Bartesaghi. Sei Sei muto, silenziato. sei muto. Comunque potrebbe, cioè Non lo c'è. conosco, dico, che ne sa? No, Scusa? Beh, dico, non lo conosco, non ne so quasi nulla, pressoché nulla, direi. Forse. ha fatto qualche minuto quest'anno. È un giovane del prodotto, è prodotto del settore del Milan. È un giocatore, diciamo, naturale in quel ruolo. È ovvio, si tratta di un giovane a tutti gli effetti che non ha una grande. Adesso, però teniamo conto anche del fatto che noi non veniamo percepiti come granché pericolosi da quella parte. E quindi forse potrebbe, Florenzi non è proprio a suo agio lì, può diventare, diciamo, è un adattato lì a sinistra, forse anche in questo momento non è tranquillissimo boh, ci sono delle percezioni per cui mi dicono occhio perché potrebbe giocare Bartesaghi. Boh, io vi lascio al dibattito. Ciao a tutti. Grazie Mobile. Ciao Rome. Sei muto, Ciao Luca. Zampo. Aspetta, Aspetta, Max, oggi ha perché ti recitato muti? Vivaldi. Ma No, chi è che muta Zampini? mi muto io perché ho dei lavori praticamente dentro casa. Sono l'Agresti del 2023. C'ho il trauma dentro casa. Ora capisci. È un incubo, è un incubo. E ogni volta cerco di intervenire, ma è terribile perché volevo bloccare Luca. Dico, Luca, Luca. Ciao, No, ciao. aspetta, aspetta però. E ora mi senti. No, introducici un secondo anche il tema Juve, così andiamo da Romeo, Francesco, Giancarlo. Sul Milan ci hai dato una notizia importante, ricordiamolo, Hernandez squalificato, Florenzi non ci, forse a sto punto non ci sarà, vediamo se verrà scelto o meno. E sulla Juve, Luca, che introduzione o che assist dai a Romeo, che poi ora ci racconterà un po' di più. Ci ha già detto e chiesto se è allenato a parte. Sì. No, l'assist Juve è l'assist Juve, boh, che assist devo dare sulla Juve? Non immagino. Oh, no, oggi vedevo delle grafiche anche sui quotidiani più importanti che ipotizzano già i possibili 11 e vedo che tengono tutti fuori McKennie. Sinceramente io non immagino Juve senza McKennie domenica sera, quindi non ho grandi assist, anche perché per il resto siamo un po' col fiato sospeso su Vlahovic, ovviamente sapendo che però si è comunque in qualche modo sempre allenato negli ultimi giorni, mentre Chiesa sono, cosa sono? Adesso facciamo la contabilità, Romeo. Sarà 12 una giorni, decina di giorni, 12, tra 12 giorni che non si allena, l'altro. cioè Una decina. diventa difficile mangiare. No, altra cosa sul Milan, oltre al ruolo di terzino sinistro veloce, l'unico altro ballottaggio è nel ruolo, diciamo, del terzo di centrocampo, quello davanti alla difesa, perché sono tre per una maglia, scegliete voi chi preferite. Krunic, che però non è al meglio, Adli, che è un po' la riscoperta di quest'anno forse, oppure Musa. Lì Pioli ha grandi dubbi, però ha anche grandi scelte, grandi non come valore, però ha tante scelte che noi in questo momento non abbiamo quasi nessun reparto. Questo mi sembra l'assist che devo dare a Romeo. Non Luca, abbiamo granché scelte ovunque. ma Abbiamo dietro delle scelte. secondo te Mobley da noi, perché ci hai detto tutta la formazione del Milan, ma dice anche quella della Sì, ma Juve. segui il Eh Milan, no, infatti, ormai. e infatti da quando sei Milanello non sei più No, te. Allora, Mobley, secondo te dietro si va ovviamente di Rugani, ovviamente, oppure si tenta qualcosa, un'allegrata, boh, senti tu come vuoi. sai che io domani alle 14 facciamo una live, se vuoi venire ti aspetto, Ma che c'entra? ma Siamo è da qua no, oggi, ma che c'entra? allora, io lo, no, ma perché dico quello che ho detto lunedì a 38 minuti, allora, ok? Se mi immagino qualcosa di diverso, lo immagino davanti, nella configurazione davanti, non nella configurazione in difesa. Non ho segnali al momento su prove massicce alla difesa 4, non siamo passati difesa 4 o su cose strane dietro, quindi vediamo se poi da domani, sappiamo che Allegri entra in clima partita giovedì, se la gara è domenica, Vabbè, avremo dai, notizie Gatti, diverse. Bremer, Rugani, questo. Dovrebbe. Luca, ma tu Ma l'hai credo che non saltato? ci siano altri difensori, no? Quindi. Sì, non ce ne sono altri. Peraltro, ripeto, bisogna vedere se poi non cominciano da stasera la No, lagna sui è che se grandi. avessimo Io quello dico, eh.
No, perché avessimo... finta non ci sia sto mondo, ma c'è un mondo. Ah, tu dici, sera... cioè, in base a quanto sta emergendo oggi, che stasera ti esce il nome di Gatti, ma secondo voi domani il titolone, le prime pagine, le cose, conoscete no, i vostri polli o no? Avessimo due centrocampisti normali in più, o uno buono in più, ti direi magari, che so, l'Allegrata e Locatelli in difesa, ma non c'è spazio neanche per inventarsi queste cose, ragazzi, non si può, non si può. Ciao a tutti, a domani. Aspetta, Luca, una cosa. Luca, dimmi, ciao. Non devi mollarlo, vai, devi farlo da me. Allora, chiaramente non per il Milan, perché l'hai già detto, ma ovviamente non c'è neanche il tempo tecnico, visto che le defezioni sono tutte degli ultimi giorni, ma io ti chiedo, in un medio-lungo periodo, l'idea di arrivare a gennaio giocando a 4, secondo te è contemplata oppure no? Perché mi sembra che con la nuova conformazione della rosa quasi... sia più naturale una conformazione a 4 che a 3. Non so se sia più naturale. Quello che ti dico è che finché non rientra Danilo, secondo me non si può ripensare il blocco difensivo. Danilo è comunque un uomo chiave, anche se passi a 4, secondo me. Tanto più se passi a 4 devi avere Danilo. Ecco perché non mi aspetto... questa virata e non ho notizia al momento di lavori specifici sulla difesa 4 per il prossimo blocco partita. Tanto Cambiaso più senza Danilo. Tanto più senza Danilo. Cambiaso okay. Perché no, potrebbe giocare. Ora sentiamo Cambiaso, Romeo, sì. No, Luca, nel salutarti una cosa. Ciao. Aspetta, prima cosa, c'è il bar di Mister Gatta? Certamente sì. Stasera, bar di Mister Gatta. No. Altra cosa, mai saltato Francesco Cecotti e vecchia signora.com? Se no ti faccio aprire. Non solo, non solo. Non solo, l'ho anche citato a proposito del trauma Conte non ancora superato, perché io vi ascolto anche quando sono qua. Ah, ok. Grande Fra. Ciao. Grande Luca. Ciao. Lucone, Romeo, allora palla a te, ovviamente domande di già. Intanto te ne faccio subito una nella chat, quando c'è Romeo gliele facciamo. Ngonge verrà promesso, non so la pronuncia quale sia. Ngonge è quello del Verona. Ngonge. Ok, giusto. No, calmi. Mi era stato scritto male dai I'm Checco, la scuola sullo discorso. Ngonge Bondé, no, è un talento secondo me pazzesco, tecnicamente credo che sia il calciatore più forte tra... Ma viene promosso o no? No. No. Ma anche perché è uno che non sta giocando nemmeno titolare in Next Gen, quindi sta facendo un percorso. Ma Nicolussi? Nicolussi dobbiamo responsabilizzarlo perché... Pian piano però ragazzi, uno in Serie A può giocare, ora no. Nicolussi? No, Giancarlo, che dici? No, non sei convinto, Giancarlo? No, io dico piano questi ragazzi che a 23-24 anni sono troppo giovani ancora per fare qualche cosa. La prima Allegrata arriva dopo. Posso dirti una cosa puntatona? No, effettivamente Nicolussi ha fatto 0 minuti nelle prime 8 partite. Se non trova neanche spazio senza altri due giocatori a centro, cioè deve giocare, in qualche modo va buttato nelle rotazioni. Beh, l'anno scorso Fagioli entrò perché neanche non c'era proprio più nessuno neanche per strada a Lecce. Eccola qua, la seconda stoccata, la seconda. Poi giocò e fece gol, però... Tutte queste vicende di questi giorni non fanno venire vagamente il dubbio che forse sia a conoscenza di stato d'animo di giocatori. Perché ha tolto Fagioli? Perché non fa giocare il talento Però puro? Fagioli era a ottobre dello scorso anno. No, io sto parlando anche dopo di Sassuolo, quando lui vede un ragazzo... Ma perché l'ha tolto? Cioè, così rovina i talenti. Il gioco! Fammi rispondere a Viva La, e non posso dire altro perché il nick è un po' così, che dice un talento che non gioca. Che non gioca con la next gen. Ovviamente bisogna conoscere anche le situazioni, perché non c'è evidentemente in qualche frangente mancato a livello di continuità. Però allora a maggior ragione non può entrare. Esatto, però... Chi segue un po' il settore giovanile Next Gen sa perfettamente come tecnicamente non sia il più forte, non uno dei più forti, tecnicamente il più forte. Ma ieri un'altra cosa. Asa... Aspetta un attimo, Giancarlo, devo dirti un'altra cosa. Io, Giancarlo, poi ne ridiamo in privato tra noi insultandoci selvaggiamente, ma proprio duri, fallito. Sei un vicolo cieco. Ci scriviamo cose così, se non leggi, ma tu si odiano. Cose così. Oggi mi sono apparsi 10 messaggi al gol dell'Italia al primo tempo, finalmente col gioco, l'allenatore nuovo, l'impronta dell'allenatore. Ma io non dico che poi finisca 3-1 per l'Inghilterra, perché non vuol dire.
Ma dico, ragazzi, ma veramente fate la guerra? Ora non dico a Giancarlo, scherzi a parte, ne ho scherzato con lui, ma me ne sono arrivati 10, anche di amici che stimiamo arrivano, e vengono qua da noi. E io non partecipo a questa battaglia, non me ne frega nulla, per me Spalletti è bravissimo, tra l'altro io l'avrei preso la Juve già da tempo, forse ora, anzi in una fase, come dire, dove man mano poi la nazionale, poi diventa difficile riaverlo, a me è sempre piaciuto già la Roma, quindi non rientro in questa battaglia, ma veramente c'ho 10 juventini, che alcuni li seguo, altri no, ovviamente, che mi scrivono al gol o al coso, chiaramente un accenno a un'altra questione, mamma mia l'impronta dell'allenatore, cioè alla seconda partita... perché fa il gol partendo da dietro con 7 passaggi, di cui peraltro uno è intercettato, quello di Florenzi, che però finisce all'esterno, però è una bellissima azione, ma non, ma dico, veramente traiamo conclusioni, e quindi gli altri poi a fine partita, ma allora vedete, ma ancora così siamo noi tipo juventino, gli uni e gli altri, madonna che palle ragazzi, veramente, ma c'avete ancora voglia di sta cosa, ogni gol fatto col gioco, ma pensa ogni che qualcuno da De Zerbi, faccio... mamma mia. Penso che qualcuno faceva notare come Bove abbia giocato titolare al posto di Miretti per sottolineare quanto sia scarsa questa rosa della Juve. Questo è stato scarpa, devi fare nome e cognome. lo sa. Io con Sandro ho uno scambio andare... altrettanto colorito come ce l'ho con devi te. Quindi... al Late Show devi andare da loro a affrontarli. Uzzelli, troppo civili. No, ma comunque veramente vale anche per gli altri. È quando il Brighton perde una partita e mi trovo, ma allora la grande difficoltà. Ma ragazzi, ma ci abbiamo tanti di quei problemi. No, ecco, grazie, non hai detto problemi, che a Roma si usano altre espressioni. Ci abbiamo tanti di quei problemi. Dico che veramente De Zerbi poi è proprio il manifesto del tuo discorso. No, è un incubo. Io so tutto del Brighton. Non seguo nulla, ma so i risultati, quando ha perso 6-1, quando ha battuto la grande squadra, il punteggio in classifica. Ma dico, ma come vi va di stare ancora così? E ieri l'Italia a guardarla e a dire faccio impazzire tutti, ma guardate come gioca bene l'Italia, ma cosa state, ma chi se ne frega, chiusa parentesi, scusate, non ne posso più di questa cosa. No, tra l'altro finiscono sotto etichetta tutta una serie di allenatori che tra l'altro stanno facendo benissimo il loro lavoro e che prendono l'etichetta, come sempre, sono i fan italiano, perché l'italiano secondo me è un allenatore equilibratissimo che cerca completamente un equilibrio di squadra che va al di là del... È molto soggettivo veramente parlare di un minuto di una partita che la porta in finale, tutto, però tu al 90esimo, se la mia squadra prende quel gol, io dico qualcosa non va nella finale di Europa, gli dice di Conference. Cioè c'è la squadra completamente nell'altra metà campo e fanno gol, se non sbaglio, ditemi se sto sbagliando. Sì, fu un gol... Vorrei dire una cosa... No, ma non vuol dire che io l'abbia bollato, per questo vedo Giancarlo e dice, come dire, può capitare, certo, ma secondo me, diciamo di Conte, non di Allegri, a una squadra di Conte secondo me non può capitare al 91esimo di una finale, poi le perdiamo in tanti altri modi, le finali, certo. Dalla premessa, no, c'è ragione, no, però cercate, no, di capire quello che voglio dire, Giancarlo, non è che ora ragazzi, lo dico alla chat, non affronto il tema Osimhen, sono stato colpito al fantacalcio. Ah, è vero, Romeo Agresti che ha festeggiato per due giorni, io gli ultimi giorni li ho vissuti veramente come un lutto, mi sono rovinato al fantacalcio per Osimhen e purtroppo che devo fare, sto zitto, sono stirato come Nevio, l'ho stirato. Comunque a me italiano piace, detto questo, quando mi vengono i dubbi, quando vedo cose particolari, per me quella è una cosa un po' particolare, non è una partita persa o un gol sbagliato, è una cosa che attesta, che ancora secondo me è nella testa dei suoi ragazzi, deve entrare, no? Cioè, giusto? No, poi è molto giovane, no? Era la prima competizione, credo, europea che giocava, quindi insomma... Ma la partita poi non ne vince da 40-50 anni di cose, quindi non è che sia, no, ma non era per bollarlo, veramente era per fare un'analisi tra noi amici. Allora Romeo, andiamo verso Milan-Juve, non so se Francesco o Giancarlo hanno dubbi, ma dici qualcosa intanto. E che cosa vuoi che ti dica? No, innanzitutto ti leggo il programma completo poi dei rientri, perché è importante. Allora, domani tornano gli ultimi nazionali, quindi Bremer, McKennie, Weah, tutti gli italiani, Kostic e Rabiot, e domani l'allenamento sarà pomeridiano per smaltire un po' di fuso. Quindi da domani si inizia a preparare concretamente la partita di Milano. A livello di formazione, ragazzi, io non vedo grossissime cose che si possano sperimentare, se no magari il ballottaggio a sinistra cambiato Kostic, ma per il resto c'è da capire concretamente se Chiesa... Romeo, l'importante è che ci escludi Miretti dietro una punta. Ma io non ti escludo niente, perché siamo a mercoledì, cosa ti devo escludere? Io sono con Francesco, l'ho detto pure ieri. Quella è tragica. Non proficua per il ragazzo e poco pericolosa davanti. No,
E su questo dici un'ora coperto così, ma poi no, ma anche perché se hai Vlahovic, c'è Vlahovic, c'è, quindi escluderei quell'ipotesi. Anche Ken sta bene, no? Ken, Milik e Vlahovic stanno bene, che dici? Sì, beh, Vlahovic non sarà al 100%, però si allena in gruppo da inizio settimana, quindi però sì. Gli altri due ci sono. Sì, Ken, no, ma infatti tenderei a non il pensare che c'è, diciamo, poi Yıldız. Bisogna solo capire da domani se Chiesa inizierà a lavorare gradualmente in gruppo, perché questa è l'unica cosa che dobbiamo monitorare a livello di acciaccati della Juve, sono le condizioni di Chiesa, che lo ribadiamo, anche oggi allenamento differenziato. Io credo che Chiesa ci sarà, ma non dall'inizio. Potrebbe starci. Beh, sarebbe comunque. Sei muto, Max? Sì, ma c'è un trapano, ragazzi, che è una roba... Comunque... Ora capisci cosa ho vissuto per 8 mesi, eh? 8 mesi! È vero. Devo dire, devo chiederti scusa. Devo chiederti scusa pubblicamente. No, ma dicevo che... non mi ricordo neanche più. No, che Chiesa probabilmente non entrerà, non so neanche se entrerà. Perché voglio dire, se ancora si allena a parte, vero che è mercoledì, Mercoledì. Però è un giocatore che tu non puoi rischiare di perdere per varie settimane dopo, non lo so. Cioè, ci sono tre allenamenti, è chiaro che se ci saranno dei feedback positivi verso la fine della settimana, quantomeno te lo porti, se vedi che invece il ragazzo non sta bene, non è tranquillo, è tutto inutile rischiare. No, secondo me nell'ottica anche dei 5 cambi, 15-20 minuti, se questi allenamenti vanno bene, sono... da prendere in considerazione. Allora, domanda di Pakir, poi ovviamente Francesco se ha curiosità, Ealing e Colussi, penso siano i Colussi esclusi? Beh, dall'inizio non me li aspetto. Vabbè, non ti ha offeso, ti ha chiesto una No, dall'inizio non me li aspetto, se Hans ha fatto 0 minuti in 8 partite, faccio fatica a credere possa fare l'esordio stagionale dall'inizio, quantomeno a San Siro, ecco. Poi bisogna capire anche un po' come tatticamente verrà preparata questa partita, perché loro non hanno Teo, quindi secondo me si può andare a lavorare con Weah su quella parte, e quindi McKenny magari mezzala, insomma bisogna capirla un po' tatticamente che tipo di rotazione vuoi fare. Checkmate dice: chiedo per un amico la quota per un debutto di Nicolussi, fai lo spiritoso sulle quote. Non mi sembra il momento, caro Checkmate, non fare lo spiritoso. Allora, tra l'altro, Carlitos fa una domanda e mi fa infuriare, mi comincia a fare domande a Romeo sul fantacalcio. Ora diventa ora voi pensate che lo spazio con Romeo diventa uno spazio. Ho preso Pulisic a 61 come Chiesa. Aspetta, come Chiesa in un fantacalcio con 1000 crediti, siamo 8, con 30 di movimento, più 3 portieri, credo 2 ottimi affari, che ne pensi? Oltre comunque Cristovic, via, Ken, Nico Gonzalez, anche lui a 60. Tu Carlito stai scherzando. No, tutti i nomi perfetti che secondo me ti faranno fare... Bravo te, a differenza del sottoscritto tu sei stato molto bravo. Vabbè, Osimhen si è fatto male. Francesco, la tua prima curiosità su Milan-Juve domenica qual è, se dovessi chiederti qualcosa? Ma... curiosità, ecco, io prima gli ho chiesto a Romeo se poteva scongiurarmi Miretti, ma più che per il ragazzo, proprio per l'atteggiamento che poi uno si aspetta solo leggendo la formazione della Juventus in campo, che è quello appunto di consegna. Io sono curioso di UEA, perché prima Massimo ci diceva dei report positivi che ha avuto, dei giudizi positivi che ha avuto sul ragazzo e tutto. Io quest'anno dal vivo l'ho vista solamente una volta con il Bologna, e l'impressione dallo stadio non è stata certo buona, ma non tanto proprio per il risultato finale della partita, ma io ho osservato più volte, insomma, il ragazzo mi è apparso fin troppo timoroso, come più attento al compitino. Invece in America, non so, forse perché lì ovviamente era più una tournée, quindi una festa, lui era più abituato allo stile americano e tutto, allora era più sfacciato, ecco, come atteggiamento. E io non so, ecco, se questo, se, secondo te, Romeo, sono direttive tattico, è lui proprio che deve smollarsi addosso, insomma, un po' di preoccupazione e provare più volte l'affondo. No, io sono totalmente d'accordo con te su quella partita, perché io da UEA, con i suoi pregi, i suoi difetti, mi aspetto che cerchi di puntare sempre l'uomo, creare la superiorità numerica, perché quello è molto bravo, lui è un velocista,
quindi hai totalmente ragione. Credo che abbia pagato il fatto che una volta arrivato in pianta stabile in Italia, quindi non in tournée, e che noi siamo molto molto concentrati sulla parte tattica. Mi hanno detto che la fase difensiva comunque ci stanno lavorando sodo, sai, quando devi scalare tutto, quindi un periodo di ambientamento che deve portare però a lanciare concretamente questo ragazzo, perché la Juve non prende UEA come riempitivo. La Juve ha pochissimo budget nell'ultima sessione estiva e decide di dirottarlo sull'erede di Cuadrado, perché quello deve diventare nel pensiero della Juve. Quindi io sono d'accordo con te, mi aspetto che UEA, pur sbagliando, faccia però quello per cui è stato preso, cioè creare, puntare l'uomo, provare a sfondare, crossare, tutto ciò che avevamo visto nel precampionato. Però Romeo, non è un caso quello che tu dici, eh? Cioè il fatto che noi facciamo delle partite dove non ci sono i tre punti e i giocatori li vediamo, ci piacciono, ci fanno ben sperare per il futuro, ci piace vedere UEA che punta l'uomo, che attacca lo spazio, che è pungente e così via. Poi appena si gioca con i tre punti, li vediamo, che fanno il compitino, che hanno paura, che non, qualsiasi cosa, qualsiasi palla persa è un problema, secondo me è uno dei grandi problemi di questo. Aggiungo solo una cosa, Gianca, aggiungo solo una cosa, che UEA nella passata stagione a Lille ha giocato tantissimo a sinistra. Difesa 4, costruzione a 3, e tante volte nella passata stagione UEA è partito dalla panchina, ma tante partite, io mi ero ripescato tutte le statistiche quando è arrivata la Juve, cioè è un giocatore sul quale la Juve, secondo me, ha intravisto del potenziale, ma c'è da lavorare sodo tanto per tirarlo fuori, cioè non è un giocatore fatto e finito, arriva al posto di Cuadrado, mi fa 40 partite e me le fa come me le faceva il primo Cuadrado, non è quel tipo di calciatore UEA, cioè UEA, certo, aspetto. C'è la domanda di Francesco che dice: quando arriva Samardžić, Romeo? Io lo spero tanto perché c'è l'unico... Perché ce l'hai a Fantacalcio? No, non l'ho portato a Fantacalcio, altrimenti chissà cosa sarebbe accaduto. No, perché penso che tecnicamente sia una delizia per gli occhi e forse è uno dei pochi calciatori prendibili ad alto livello in Serie A. Che e al di là del sacrificio che ci interessa molto, però vorremmo capire, c'è una notizia, cioè c'è la Juve su... Ma io credo che lo stiano tenendo tra una lista di nomi. Vabbè, allora niente, allora vago ancora. No, ma ragazzi, ma siamo al 18 ottobre, cioè calma. Guarda, solitamente i nomi che escono ad ottobre sono quelli che poi non arrivano mai. E siccome la Juve a centrocampo 1 prenderà al gennaio sicuro, ci vuole molta calma, ci vuole molta calma. Ma possiamo venire al mercato? Scusa, vai Francesco. No, volevo chiedere a Romeo, secondo te le condizioni per Samardžić sono le stesse che aveva all'Inter? Possono sfruttare qualcosina in meno? Mi hanno spiegato che molto dipenderà per quanto riguarda il futuro di Samardžić, togliendo non solo in chiave Juve, anche dalla situazione dell'Udinese stessa, che è una situazione molto preoccupante. Quindi l'Udinese, prima di privarsi di Samardžić così a cuor leggero a gennaio, vuole capire bene... Preoccupante, dici, di classifica? Di classifica. Ah, okay. Molto preoccupante di classifica. Possiamo aprire il tema mercato, quindi? Ma che c'avete Romeo Agresti qua? A parte che ti ha già detto il 18 ottobre, non ti dico nulla, però ce l'hai qua. No, però gennaio non è così lontano. No, io ho due domande su questo. Uno riguarda, riprende un po' il discorso sulle giovanili, quindi vorrei chiederti se due uomini che comunque sia si mettono in luce, che sono già stati in ottica prima squadra, come Asa e come il mio omonimo Livano Comenensia, abbiano in questo momento di appunto di rosa un po' ristretta per i motivi che conosciamo un po' di spazio per arrivare in prima squadra. E poi la seconda è se dei nomi che si sono fatti, ovvero Højbjerg, Fabian Ruiz, Samardžić, ce l'abbiamo detto, Thuram e così via, se effettivamente per gennaio queste sono semplicemente speculazioni della pausa delle nazionali o se invece c'è così qualcosa di almeno pensato. No, non sono speculazioni, chi più chi meno sono nomi seguiti seriamente, quelli che hai fatto, però ci devono essere tutti i presupposti per poter cogliere un'opportunità, non è che la Juve va a fare l'investimento che aveva fatto in quel famoso gennaio da 80 milioni per Vlahović, c'è la ferma intenzione di prendere un centrocampista, sono partiti anche i primi contatti, i primi ragionamenti, no, non è il mio Jimbo, non è il mio martello, è Zampini. Il mio martello è finito da 2 anni. Stai calmo, l'ho già detto due volte io, quindi stai calmo e non mi dare
Non mi dà responsabilità. Quindi uno arriverà, vediamo, secondo me con grande calma capiremo anche l'identikit tecnico, perché Højbjerg è un certo tipo di giocatore, Samardžić un altro, Fabian Ruiz, neanche ne parliamo. Cioè, bisogna capire concretamente su che tipologia di calciatore la Juventus voglia andare, secondo me una mezzala di inserimento che aumenti la Ok, ma produzione secondo nel te Romeo, cuore. a oggi, se non abbiamo altre, speriamo, altre defezioni per i mesi futuri, ne serve uno? Cioè, Uno. con uno, cioè teniamo Nicolussi, magari inseriamolo Da dentro e quello che mi dicono, zona uno, perché qualcuno diceva due, però magari uno pronto. uno, sì, uno pronto. Uno Cioè, pronto. uno Un che aggiunge, titolare. uno che Un titolare. aggiunge comunque, diciamo, un Samardžić, cioè che poi giochi sempre o meno, per uno che aggiunge, questo intendo dire. Uno. Anche perché Nicolussi ha fatto 0 minuti, quindi. Zero, pure questo mi curioso, io veramente lo dico. Poi Zero per minuti, carità, sì. anche qua Zero non do minuti. veramente valutazioni, ma nel momento in cui probabilmente sai che qualcuno verrà squalificato, come mai secondo te non è proprio considerato Romeo? Evidentemente sì, dice una domanda sciocca, evidentemente non è considerato pronto per questo livello. Sì, bene da dire, cioè, se fai 0 minuti in 8 partite, No, certo. evidentemente sì, però no, mi riallaccio all'altra domanda che ha fatto Gianca, per quanto riguarda Comenense ed Asa, io mi aspetto anche da quello che ho ricostruito che sicuramente qualche centrocampista da dietro si alleni maggiormente con la prima squadra e poi deciderà Allegri, però ti devo dire la verità che sia l'uno che l'altro onestamente non mi sembrano ancora pronti, cioè non gioca Nicolussi, che è un giocatore già di Serie A. Sulle, che allora ormai è un grande Suleiano, ma noi ve lo diciamo da prima, mentre tanti di voi della chat che oggi dicono perché la Juve è andata via Sule, lo avrebbero proprio regalato, lo avrebbero venduto perché dice non ha abbastanza fisico, numeri, concretezza per stare. Romeo veniva qua in quelle settimane, guarda un vero amico, cos'è, in quelle settimane, non oggi, Grande, a dire ma Sule, questa amicizia è vera, Max. Sule sfonderà, e qua tutti a dire vabbè, Romeo, lo fai perché è amico, perché te lo sei giocato. O cose di questo tipo, e invece c'era pure il nome di Romeo Agresti che era uscito appunto tra le scommesse, e invece Sule, ci credevi Francesco? Ci credi Francesco Sule, oppure ancora dici No, io non ci credevo, lo ammetto. Non, ero tra quelli che non ero per la cessione definitiva e tutto, però ho detto, ma questa Juventus magari quest'anno ancora non può essere utile. E invece a Frosinone sta facendo Giancarlo, vedere che ci credevi forse, Sule o non molto? Ti sembrava più fumoso che altro? forse. Allora, non mi sembrava ancora, diciamo così, con la gamba giusta per avere quella forza di dribblare e tirare, no? Però visto che abbiamo Romeo con grande Suleano, gli volevo chiedere, ma secondo te il fatto di essere utilizzato nel suo ruolo, cioè in un 4-3-3 come esterno sinistro e non quinto nel 3-5-2, ha contribuito un pochino a farlo giocare meglio oppure Certo. bisognava per forza metterlo al 3-5-2 largo, come Franca, difensore? è la chiave del discorso, perché l'ho già detto tante volte, se tu prendi Sule e gli dici vai uomo su Brozovic, vai uomo in raddoppio su Kvara, è Sì, snaturato, cioè troppo. non è suo. Purtroppo, Poi però però. è talmente un ragazzo intelligente Mattias, ed è talmente altruista e forte di testa, che quel lavoro te l'ha fatto anche bene, perché in entrambe le partite, contro l'Inter e contro il Napoli, Sule porta a casa la sufficienza. Ma Poi come no? vi devo dire la verità, che anche io nel corso, perché io avevo una visione di Sule appena arrivato dal Vélez, nelle giovanili, quando sono andato a vederla più volte, e mi sembrava proprio il classico esterno attacco sudamericano che rientra sul sinistro e fa cose pazzesche. Poi però mi è venuto il dubbio, un po' leggerino, però al tempo stesso mi raccontavano anche da dentro come tecnicamente, per esempio, Di Maria fosse incantato dalla classe di Sule, Di Maria. E se Di Maria va a fare un'investitura su Sule, significa che ragazza ha numeri. Devo anche essere sincero che non mi aspettavo che avesse questo impatto a Frosinone, perché al di là lui ha fatto 6 partite, perché nelle prime due era ancora a Torino, in pieno mercato. Lui fa 2 gol, credo 3 o 4 pali, un Prende assist, 3-4 pali, quattro sì. pali e assist, un assist e passaggi di livello. Ma sono i numeri che impressionano. Sono andato a vedere l'altra volta i numeri di Sule stagionali. E a livello europeo ha dei numeri pazzeschi in termini di passaggi riusciti, dribbling effettuati. Secondo me è andata bene sull'allenatore. Di Francesco è molto bravo e non dobbiamo neanche sottovalutare il percorso di Barrenechea, che è un altro che sta facendo molto bene.
Sì, che paradossalmente oggi sarebbe tornato molto utile, visto quello che è successo, ma è inutile piangere su Sì, queste cose, poi lo so. allora non lo Chiudo so, solo Max da Sulegliano di Ferro, e questo lo riconosco, che un conto è vestire la maglia della Juve, No, ma per questo dico, quello è un ruolo. Allora, vi dico qual è il mio dubbio su Sulé. E lo dico ancora, mi sta incantando, e poi se dici Di Maria e tutto, ma lo vedo perché sta incidendo, non vedo i due dribbling inutili che non mi dicono No, nulla. Sta anche a Roma manda due volte l'attaccante davanti alla porta. proprio incidendo da tutti i punti di vista, gol, Tra assist, l'altro fa due pali. gol di testa, No, quindi. è proprio, sta dimostrando esattamente quello che vorrei Lui vedere finora ha secondo fatto solo gol di testa in Serie A, considerando anche quello alla Samp con la me. Juve. Però vi dico una cosa, quello è un ruolo, lo dicevo l'anno scorso, quindi devo, come Francesco aveva dei dubbi, io rimanifesto i miei, al di là del ruolo e tutto il resto, è un tipo di giocatore, diciamo al di là del ruolo esatto, 3-3, 2 o 5, è un tipo di ruolo con quella qualità in cui tu devi essere molto concreto e incisivo. Non dico continuo perché è difficilissimo, anche Zidane si prendeva pause intere di mezz'ora in alcune partite di livello non alto, sembrava si divertisse poco e non avesse voglia. Poi a noi sembra che giocasse tutto al massimo, quindi figurati. Però è un ruolo dove se tu mi fai 10 partite alla Juventus e mi fai un assist in tutto, è un ruolo in cui non te lo puoi permettere, non ti puoi permettere di stare alla Juventus. Questo dico io. Mentre in quelle squadre, ne sbaglio una, ne sbaglio tre, tutti i palloni passano da me, sono il leader incontrastato. Cioè è veramente, secondo me, Il coro dei tifosi, che è una però cavolata, no? una notizia, Ti magari posso sì, dire una cosa? certo. Posso dire una cosa su questo? Cioè, tu comunque sia, dicendo questa cosa, in qualche modo testimoni una visione del calcio, legittimissima per carità, dove comunque tutto passa per il singolo. Cioè, tu a un certo punto mi dici, no, voglio assolutamente un giocatore lì, in quella posizione di livello, deve essere un Di Maria, per farti un nome che abbiamo avuto di recente, è lui che deve inventare le situazioni e così via. Probabilmente un giocatore come Sulè, ma tanti altri attaccanti che abbiamo visto migliorare nel corso degli anni in alcuni contesti, eccetera, sono dei giocatori che invece hanno bisogno di essere supportati da un impianto di gioco che li valorizza in quanto hanno delle Basta, cosa io ti soluzioni. posso dire? Io ho visto delle giocate di Cioè, Maiellaro a Sulè, Bari in dei bari orrendi che Maiellaro, sembrava Pelé. Cioè, ma non vuol dire che certo. Maiellaro alla Juve sarebbe stato quello Sì, e non però è era un il po' gioco. cambiato rispetto ad No, però allora dico, il Maiellaro calcio, dai. segnava da prima in metà campo. Cioè, vedevi delle giocate che dici altro che il gioco. Cioè, anzi, te lo inverto. Secondo me il fantasista, il grande giocatore, è quello che anche in una squadra che non rende tanto, puoi sembrare Ariel Ortega. Che non era scarso e ha fatto una carriera importante, tutto, pure No, era uno che poi secondo me messo alla Juve dal terzo dribbling di fila l'avrebbero detto hai rotto il cavolo, la devi però smettere. quando giocava Maiellaro la palla gli arrivava, c'erano 2 minuti prima che uno arrivasse a pressarlo, lui poteva Qualcuno ti alzare la dice testa, Miccoli, qualcuno ti dice poteva, Miccoli, Mico, ricordo che Miccoli. volete. No, però appunto Miccoli alla Juve che era 10 anni fa, non è che fosse 20, no, 15 anni fa, quando era 15, scusate, di più, forse di più, quasi 20. Ora i No, dimmi. tecnici e gli addetti ai lavori ci insegnano che è tutto più su un meccanismo come di introiezione della giocata, no? Che arriva Saponara, più ecco, ho promovito velocemente. amicizia Saponara. Cioè, voglio dire, a me che mi facciano vedere delle super giocate, ma non vuol dire questo, però loro uno dice come lo scopriamo se la Juve può, non può e non dobbiamo prenderli mai. No, io dico che su lei lo conoscono loro e se ha la testa, la voglia, la continuità, se sta crescendo, proviamolo assolutamente. Io dico attenzione che poi il ruolo, Giancarlo, in cui vediamo quando ci sarà un nuovo allenatore, così tornerai una persona normale, magari si potrà parlare di calcio anche con te, Giancarlo, prima o poi forse tornerai a parlare di calcio serenamente. Ti chiedo quando torni. Viceversa. Ci sarà un altro. No, io sarò sempre uguale qua a prendermi insulti. Perché non lo dici che è italiano? Ho sbagliato altro. Cioè, io lo difenderò. Quindi io no, io sarò sempre uguale. Però ti dico attenzione che poi te lo dico anche tu alla quarta partita in cui lui dice ha fatto un dribbling di troppo, non ha segnato un'occasione facile così, mi dirai, insomma, ci vuole più concretezza. La Juve in questo, ragazzi, No, sei ma io sono talento. convinto, guardando tante partite di calcio, secondo me negli ultimi 2 anni i giocatori offensivi che sono stati alla Juve faticano tutti perché non c'è uno sviluppo che sia lineare, giocano sempre tutti quanti in una condizione di episodica, non c'è un Vabbè, ora al di là di questo, segniamo il diciamo 60% dei gol su calcio d'angolo, cioè, il no, tuo è pensiero proprio. lo conosciamo abbastanza. Cerca di No, uscirne un ma attimo ora, è perché calcio, eh. Non, non, è non... un tunnel da cui si può uscire. L'allegripatia è un tunnel da cui si può uscire. Ah, no, ma figurati, io spero che vinciamo il campionato facendo delle partite, vincendo tutto Ma 1-0 dobbiamo su Autorete al vincerlo. novantesimo, Dobbiamo vincerlo con ma questa rosa non eccezionale. Come dite voi questo non anche cambia. Allegriani, con questa rosa super.
di qualità incredibile, di scelte pazzesche. Senza coppe, se non vinciamo il campionato, è un fallimento. Ti ripeto, io firmo per vincere tutte le partite 1-0 al 90esimo su autorete, ma va benissimo. Non è vero che poi io non lo firmo perché mi becco Tomisano per le partite, ma dobbiamo soffrire fino al 90esimo. Però, se vogliamo negare che... di Spalletti, di come giocano le squadre di Spalletti. Però voi due non restate nell'ombra, diteci cosa pensate di questa cosa del... del nostro gioco. No, del nostro gioco, diteci cosa pensate. No, basta, non posso più. Io non ho mai sentito Romeo dire qualcosa sul nostro gioco. E Romeo è pagato da Allegri. Quale gioco? Ok, già detto, grazie. Questo lo mandiamo, sospezione. No, io dico sempre una cosa, che poi alla fine della fiera uno non tifa Max Allegri, Marcello Lippi, Trapattoni, chi vuoi tu, uno tifa Juve. Certo. Io, a me la Juve che piace, la Juve che vince, poi come, è chiaro che se riesce a vedere qualcosa di aulico è meglio, però a me interessa la Juventus che vinca, cioè è il mio unico credo. Bravo Rossella scrive: eppure Giancarlo sembrava un super pacato, misurato. No, no, ma lui lo è, ragazzi, vi assicuro, parliamo di tutti i temi del mondo, anche dove la pensiamo all'opposto su temi proprio del mondo, si chiacchiera per ore così. Purtroppo c'è questa cosa che ormai c'è un gruppo di persone che si è innamorato più della propria idea e quindi va 24 ore al giorno, vede Spalletti, Klopp, vede un allenatore in Serie C con partenza al basso che fa gol, mi arriva il tweet, guarda questo video mentre noi non riusciamo a farlo. Cioè, ragazzi, mi dovete fare campare. Almeno mentre sto finendo di scrivere il libro mi dovete dare una vita, Giancarlo, su questa cosa del gioco della partenza al basso. Poi ricominci a metà novembre, ricominci, però per ora mi devi fare un po' campare. Ok, Giancarlo, promesso? Promesso. Dai, stiamo scherzando, ragazzi. No, è molto pacato, anche molto incompetente, però lo dice uno che si chiama Ortomuso, il che mi fa pensare che la pensi. Sì, diciamo che non è proprio quella la persona più obiettiva del mondo. Dici, diciamo, invece, che dall'altra parte dice: Romeo, non si parla di bel gioco ma di organizzazione ed efficacia. Vabbè, ragazzi, no, dai, vi supplico. Non ricominciamo. No, ma qui entriamo in un tema da coverciare. Francesco, dimmi, vecchia signora, ora ti chiedo veramente... No, se ti sei ti chiedo come voi come lo vivete là questo tema? Cioè, ti sei rotto pure tu o tu sei schierato in una delle due cose del tema dove ogni vittoria del Brighton, sconfitta del Brighton, quello la vivi oppure ti tocca di meno? No, noi fortunatamente parliamo solo di Juve, anche perché di argomenti ce ne stanno ogni giorno. Che è una buona parecchi. Idea, direi, è una buona idea. Tra notizie, extra campo e campo, quindi... Già siamo full, quindi non c'è bisogno di andare a prendere paragoni. Ma io sono sincero, negli ultimi anni tutto quello che è successo intorno alla Juventus mi ha fatto un po' disinnamorare, quindi forse fortunatamente mi perdo De Zerbi e tutte le partite con allenatori interessanti che poi possono portarmi a paragoni. Io vedo la Juventus e ecco, come dicevo prima a Romeo, il fatto di Miretti, io vedo una Juventus solamente che nelle ultime partite, forse anche dallo scorso anno, è un po' troppo contratta, la vorrei un pochettino più arrembante, perché so che Allegri quella cosa può darla, perché io l'ho vista fare. E quello è l'unico pensiero, poi non è che mi fa paragoni, o io anche sono per l'1-0 tutti a casa e basta. Quello siamo d'accordo con te, la vorremmo tutti proprio positiva. Io infatti ripeto, se metti Miretti là, rinunci a un giocatore d'attacco, secondo me, e rinunci a spaventarlo. Il problema, ripeto sempre, Francesco, è che poi dove capisci che sei che vivi il problema, Allegri più del problema reale, Juve vivi più sulla tua idea, veramente, quando vedi l'allenatore, la squadra di Serie C, che fa un bel gol con 18 passaggi e ti viene in mente la Juve di Allegri, e me lo posso, cioè là io ti dico basta, vuol dire che non possiamo più parlare di calcio serenamente, ma non perché uno non possa desiderare quello, ma vuol dire che tu ormai tutto il calcio A, B, C, campionati europei, coppe, primo tempo di Spalletti nazionale lo vedi solo in un paragone con questa Juve, e mi diventa un po' noioso. Vabbè, ragazzi, ci siamo quasi. Romeo, che facciamo? Noi li facciamo i 10 minuti tuoi oppure dici basta, sono le 4-5, ne posso no, io fino alle 16:12 ci sono. Ok, Giancarlo e Francesco, come siete messi? Okay. Io ti saluto e ti ringrazio e mi scuso per i problemi. No, ma guarda, ti si sente bene, talvolta un piccolo fruscio, il volume è ottimo, non so bene cosa. Okay. Francesco, speriamo di averti più spesso, ci saluti vecchiasignora.com, scherzi a parte, certo, e vi leggiamo lì
notte e giorno, tra l'altro, appunto, perché quando uno giorno, si annoia. Okay. Grazie Francesco, grazie. In attesa del libro, ok, grazie. Ciao, grazie mille, grazie. Ciao, ciao a tutti, ciao Romeo, ciao. Ciao. Grazie. Allora Giancarlo, per rimanere qualche minuto con noi, che qua quando c'è Romeo abbiamo uno speciale domande a Romeo. Vediamo un po' se vengono delle domande. Intanto tu Giancarlo ne hai una così al volo, hai Romeo Agresti. Calmo, vabbè, che sempre domande che mi fanno rovinare, calmo. Anche a livello umano, Giancarlo. Non ti dimenticare anche quella famosa serata a Roma, io te Zampini. Al mezzo. Infatti, chi se la dimentica, chi se la dimentica. Poi noi siamo andati a casa a dormire, non so tu. Che no, è meglio fermarci al discorso Matt, va? No, allora, ma tema mercato o fuori dal tema mercato? Cosa volete approfondire? No, quello che ti pare quando c'è quello Romeo, ragazzi, lui opera domande di carattere personale sul suo pischellame, mercato, Juve attuale, Juve fuori, giornalisti, futuro. No, allora, secondo me la prima domanda interessante, visto che comunque sia veniamo appunto da una serie di giornate di notizie, anche se non sono i giorni giusti perché la squadra per lo più è fuori, ti voglio chiedere se comunque nell'ultimo mese e mezzo, vivendo la quotidianità della Juventus, anche gli allenamenti e tutto, come vivi la situazione del gruppo? Se sembra un gruppo compatto, che rimane nella stessa direzione, che ha un obiettivo chiaro, cioè almeno da quel punto di vista possiamo dire che una cosa va per il verso giusto? Sì. Rispetto alla passata stagione, credo che a livello di gruppo ci sia più compattezza nella maniera più assoluta. Poi considera Gianca che io vedo pochi allenamenti, quelli che la Juventus poi apre, sono pochi, tendenzialmente magari uno al mese, ma devo dire che la professionalità in questi, ma anche gli allenamenti che non vedo, quelli che mi raccontano un po' di fonti, la professionalità non manca. Poi questa è una rosa che ha pregi, difetti, limiti strutturali, limiti mentali, errori, però sul fatto che sia un organico che quotidianamente si impegna ai massimi livelli, metto la mano sul fuoco. Perfetto. Allora Romeo, ci sono un po' di domande, alcune le metto in evidenza, altre no, al momento ce n'è una. Curva Sud, ristabilito il rapporto con la dirigenza? Sì, ma mi sembra che, non mi sembra, da quello che so, passi in avanti proprio da gigante, secondo me in pianta stabile, ora vedremo il supporto che abbiamo visto per esempio nel derby. Su lei potrebbe tornare a gennaio? Se si vuole rovinare, sì. No, nel senso no. Come stai secondo vivendo? Secondo me non avrebbe senso. Su lei deve fare una stagione da protagonista a Frosinone, salvare il Frosinone e tornare a Torino. Come, certo. Come stai vivendo l'infortunio di Osimhen? Ti chiede Ale Passo. L'ho distrutto. Per il fantacalcio, ricordiamolo, ragazzi. Sì, per il fantacalcio. Quella famosa clip sul rigore sbagliato ormai ha fatto storia. Considera che io c'ho Pogba e Fagioli al fantacalcio. Mamma mia, ma che mi spiegate? No, vabbè, divento pazzo. Molti chiedono del pischellame mezzala, pischellame lì. Parliamo di Osimhen, pioggia di pischellame, ragazzi, ho capito. Ma allora dovete fargli le domande specifiche, no? Così, a caso. Poi, mi rispondereste su Cerchi? Ognuno lo chiami come vuole, gioca in Francia. Scadenza 2025, non lo so, qualcuno mi dice che sia il classico talento che non si sa se sia destinato ad avere poi una grandissima carriera, però un nome molto mediatico. Jay Nikita, Nikita come giustamente no, dovremmo dire, la illunga noi italiani. Romeo, mi risponderesti su... No, non era questo, l'ho appena letto. Era stavolta Seba 82, ma l'infortunio di Chiesa non rischia di essere psicologico e quindi ancora più preoccupante? È una chiave di lettura che ci sta, però non facciamolo nemmeno passare come il finto malato, come il malato immaginario. Cioè è uno che evidentemente, conoscendo quello che ha avuto... E il suo corpo, perché questi sono professionisti, soprattutto Chiesa, devastante, evidentemente se ancora fa allenamenti differenziati e quant'altro perché sente fastidio. Romeone, il Diz, dice Giulio, ci puntiamo? Nel senso davvero ci si punta? C'è un parallelo con Sulè, secondo te, di più, di meno? Quale ti sembra l'impressione? Sì, ci puntiamo perché gli abbiamo anche rinnovato il contratto fino al 2027, ed è un giocatore di talento. Poi tu, forse l'avevo già detto, io sul ruolo in sé devo ancora capire che tipo di evoluzione possa avere, perché quando lo vedo giocare in next gen dietro la punta, magari Brambilla gioca con due sottopunte ed è quello decisamente il suo,
in questa Juve qua o fa la mezzala o fa la seconda punta, però è un giocatore dal talento enorme, non è un caso che abbia già debuttato in settimana con la nazionale maggiore turca, e quindi bisogna crederci, insistere. E io, fammi fare un po' il tifoso, quello, il tifosotto da bar, a me piacerebbe una Juventus che poi punti seriamente su lei, Yıldız, certo, perché il talento va premiato. Allora, guarda, io sogno questa cosa di semplicità assoluta, per cui a un certo punto, come succede al Barcellona, all'Ajax, tutte le squadre decidono di fare dei periodi investendo su dei moduli e poi si cerca di rendere compatibili tutte le squadre intercambiabili tra di loro, perché, cioè, un discorso tecnico-tattico dovrebbe essere questo, dal mio punto. È interessante, ha dei pericoli poi, perché poi appunto un Conte, cioè magari il suo credo, tu a quel punto non lo prendi perché ti perdi un'occasione. Conte arrivò con quel 4-2-4, 4-4-2, io voglio quel modulo, poi vedi i giocatori e li cambi, capito? Io continuo a dire che c'è troppa rigidità sul tema modulo. Poi comunque mi hanno appena confermato che responsabilizzeranno gli allenamenti alcuni centrocampisti della Next Gen, come Nensia, quindi è proprio la domanda che ha fatto il nostro amico prima, cade a fagiolo. Ah, cioè qualcuno potrebbe essere portato prima o poi, anche numericamente, no? Servire. Numericamente, aspetta, sì, io. Sì. Ah, è Giancarlo l'amico. Quindi. Ah, è vero, Giancarlo. Era Giancarlo, bravo Giancarlo. Allora. Credo, aspetta, che già oggi ci sia qualcuno. Arriva chi dice aggiornamenti su Hausen. Come sta? Come lo vedi in allenamento? Lo vedremo in campo? Io dico già una cosa, l'ho già detto, quando voi dite buttiamoli in campo, buttiamoli così. Io ho grande paura che poi vada in campo, Leao lo salti tre volte e noi abbiamo bruciato Hauser. Perché Criscito finì così. Cioè, poi io ricordo Hauser... sempre esatto, Criscito Andrade, ti ricordi quella famosa... No, ma il ragazzo è molto forte, però sta facendo il suo percorso. Io credo che possa avere un po' di chance adesso, anche perché Danilone starà fuori una ventina di giorni. Danilo lo vediamo fra un bel po'. E non è che abbiamo tantissimo in questo momento. Per forza. Ma, no, ma secondo me bisogna bypassare proprio l'idea che se un ragazzo gioca e fa una brutta prestazione lo si debba considerare bruciato. Cioè, secondo me è proprio un errore culturale, proprio anche questo. Cioè, nel senso, si passa per le brutte prestazioni per crescere, no? Altrimenti non... ma d'altra parte, ieri abbiamo visto Scalvini, che è stato il peggiore, no, dell'Italia a Wembley. Però non è che stai a mettere in dubbio le qualità di Scalvini. È una che credo abbia 19 anni, giusto? Esatto, cioè non è che... Io sono Emanuele chiede da un po' di Salifu. Salifu, un giocatore che a livello strutturale mi sembra più pronto rispetto ad altri. È chiaro che, ragazzi, la Serie A devi andare a mille, devi avere tante nozioni. Però, come vi ho detto prima, ci sono più calciatori che dalla Next Gen si alleneranno in pianta stabile in prima squadra, quindi i nomi sono quelli come Nensia, Salifu, aggiungo Asa, Nonge, che ha fatto il precampionato, però non sta giocando con la Next Gen, quindi i nomi sono quelli al momento. Antonio, scusa Romeo, Danilo ne salta 4 e torna con l'Inter dopo la sosta? Non mi sento di escluderlo. Sono tante, eh? Non mi sento di escluderlo, perché comunque una roba muscolare... A me ha detto sulla ventina di giorni, e quindi qualcuno come Bobby Jean dice peggiore Bastoni. È entrato, sembrava uno d'eccellenza. Io non l'ho visto, quindi non ho fatica. Ma perché secondo me molto male. Quando passa a 4 fa un po' più di fatica, sai? Ma io sta cosa. Ma Romeo, tu che insomma segui moltissimo anche la Next Gen, eccetera, ritornando a prima, Asa ti sembra un giocatore che comunque un qualcosina a livello di presenza la può dare oppure no? No, tecnicamente è un giocatore molto forte. Non mi piace molto quando si abbassa, perché se fa il regista è un po' sprecato. Mi sembra uno che debba più offendere anziché difendere. Quindi però sì, secondo me, o quantomeno no, un po' più offendere, perché davanti alla difesa la perde tanto. Però ha una qualità, un'intelligenza tattica molto forte Asa. In generale, tecnicamente, però lo ripeto, quello più forte per me non c'è. Allora, Ariele dice, comunque Gattone ha fatto un autogol e anche qualche errore grave, io sono un suo fan sfegatato. È vero, ma dopo quell'autogol ha vissuto dei giorni brutti, Ve lo dico, dove se poi non sei bravo, ti riprendi subito, non fai... E anche dopo Monza, prima partita tragica dell'anno scorso, dove ho pensato, oddio, così... Comunque, certo, quello spazio ce l'hai. Però io mi chiedo, se Hausen lo ritengono pronto fisicamente, cioè che non venga spostato, una serie di cose di questo tipo, certo lo mettiamo subito.
immediatamente. Lì è stato molto, molto bravo Allegri, secondo me, proprio per dire che non ha nessun pregiudizio, che secondo me lo ha subito ridimensionato quell'errore, ha subito, almeno pubblicamente, lo ha subito riproposto. Poi, per fortuna, il calcio è fatto anche di come dire, sliding doors incredibile, lui segna nel derby. Ma secondo me lì è stato molto bravo Allegri a ridimensionare molto tutti gli errori individuali di Sassuolo, almeno pubblicamente. Zielinski, ti chiedono, Zielinski per l'estate fa i puntati? Non meglio, lo dice. Perché, va in perché il contratto va in scadenza? Boh, vediamo ragazzi. In Beh, a questo... zero, ti dirò, no? Ma era un nome che No. era già un po' circolato. Ti ricordi quando si cercava di liberare Giuntoli? Qualcuno diceva che il Napoli l'avesse proposto la Juve proprio a modo indennizzo. Vediamo, lo teniamo. Secondo me, poi, soprattutto sui giocatori che vanno in regime di svincolo, mi aspetto che questa volta, a differenza della passata stagione, perché la Juve non poteva intervenire, non sapeva dove andare a giocare, con chi, cioè, mi Certo. aspetto che lì la Juve possa fare di più, in questa sessione, Senti, nella ho letto negli ultimi tempi, non so se appunto fosse una fonte affidabile oppure no, ma che con l'aumento di capitale, diciamo, l'idea fosse di comunque nel prossimo mercato estivo di pensare anche a un top player. Ti risulta io oppure vado stiamo più nella lontani? direzione dello scouting, che è anche il passaggio che ha fatto lo stesso Scanavino. Quando ho poi intervistato da Sky, ha spiegato le mosse dietro l'angolo, ha detto dovremmo essere bravi ad andare ad abbracciare il concetto di sostenibilità facendo anche un lavoro di scouting. Quindi, Ok. secondo me, la Juve andrà a fare quello che deve fare, cioè prendere i calciatori e renderli grandi a Torino. Ovvio, non faccio un discorso solamente sui giovani, perché solamente con i giovani non vinci. Però col giusto mix, puntando tanto sullo scouting, anche perché la Juve in fase di scouting ha fatto ottime cose negli ultimi 3-4 anni. E invece sui due nomi che sono girati, ovviamente uno da quest'estate e uno invece degli ultimi giorni, Sancho e Berardi, che nomi Berardi, è quello siamo? che so, è Sassuolo ha aumentato la richiesta. Vabbè, a posto. Sancho onestamente non so niente, però su Berardi so che, beh, sai, fa gol in nazionale, fa gol con... Quindi, vediamo. Però faccio una domanda a voi, voi lo prendereste Berardi a 25-30 milioni? O puntereste su Sulè? Chi risponde? Vai, Massimo. Sta pensando, Massimo? No, non lo so, Perché non so quanto senso abbia spendere 25-30 a me milioni. non dispiaceva, però ripeto, se mi dici un budget che sostanzialmente ti pregiudica tutto, se tu dici alla fine le condizioni sono buone, lo paghi 2 anni dopo, ti permette di Berardi una qualità, te ne aggiunge immediatamente. Se hai Berardi da una parte, Chiesa dall'altra, in mezzo, insomma, mi sembra una cosa molto diversa come pericolosità. Se però dici veramente, come dici tu, esaurisco anche per gli anni successivi, mi brucia dei talenti, boh, non andrei su, non lo so. Anche perché poi Berardi è il classico calciatore che, mettiamo che lo prendi, vai a 29 anni, cioè poi non rivendi più. Cioè, un giocatore che se colla, no, te lo accolli con quell'inganno. Ecco, beh, se si parla di scouting e sostenibilità, bisogna puntare sui nostri talenti, ovviamente andando poi a completare l'organico con altri calciatori. Ma sono questi gli interrogativi che ti devi porre in questo periodo storico. Vale la pena andare a spendere 25-30 milioni per un giocatore che va verso i 30 anni? Ma vi aggiungo una cosa, cioè, a parte tutti questi discorsi che condivido appieno, ma quindi sposo anche la linea della società che ha fissato, se non sbaglio, che cifra, una ventina di milioni al massimo Sì, per la Juve come prendere. prima idea, anche se poi non ha mai, da quello che so io, ho fatto offerte, era un prestito biennale con obbligo sui 20. Ok, ma in più c'è la solita questione tattica, cioè prendi un giocatore che da tutta la carriera al Sassuolo, tutta la carriera a giocare esterno o nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1. E poi lo prendi e gli fai fare come Di Maria la seconda punta, non lo so, anche lì un altro modo di snaturare i giocatori che non credo sia utile, no? Esatto, no, 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 ma infatti io credo che dove puoi puntare sul tuo lavoro, cioè il Diz Sulè, e secondo me è giusto responsabilizzare questi ragazzi e poi andare a investire dove hai bisogno, penso centrocampo, centrocampo devi intervenire in maniera massiccia tra Mi sa Zaniolo anche e dietro, Chiesa. Romeo. Dietro, ma infatti per quello io ti dico, ha senso
hai tot budget, spenderne 25-30 per Bera, per me non ha senso in questo periodo storico per la Juve. No, ma poi questo secondo me è stato un errore fatto proprio nelle ultime sessioni di mercato, a prescindere da quello che è successo poi dopo, ma anche l'anno precedente. Noi abbiamo un reparto offensivo, l'abbiamo detto tante volte qui, almeno quello che penso io, è che abbiamo giocatori molto simili, abbiamo tre prime punte, tendenzialmente anche se Kane è un giocatore che può giocare anche un pochino più sull'esterno e così via, un esterno adattato che Chiesa, manca quello che servirebbe a questa squadra, una seconda punta di raccordo, per intenderci, come poteva essere stato Del Piero per tanti anni, non con la qualità ovviamente fuori classe di Del Piero, ma comunque quel tipo di giocatore da affiancare al centravanti, questo non l'abbiamo mai cercato negli ultimi anni, no? No, è vero. Così. E così vediamo quali saranno le strategie in rampa di lancio. Step by step, occhi puntati sul centrocampista, vediamo che giocatori andranno a prendere, con quali caratteristiche. Poi piano piano, ragazzi, piano piano. E quindi dietro in difesa non arriva nessuno a gennaio. No, no. A meno che non accadano cose che oggi non vediamo. Poi sai, a giugno liberi spazio salariale con Alexandro. Ti togli un ingaggio da 7 milioni netti, che pochi non sono. No, so che lo voglio rinnovare a 4,5 netti l'anno. Sto scherzando, ovviamente, ragazzi. Battuta che non fa ridere. Mi saresti meritato tutti gli insulti della chat. Ho visto la faccia già. Ma secondo voi serve qualcuno dietro oppure no, al di là di quello che si farà? Secondo me serve un mancino, come il pane. E io poi ho anche un po' dubbi quella. Però sicuramente il primo colpo che farei è un mancino. Che ma possa giocare di voi? 4, cioè come centrale centro-sinistra 4. Visto che lo stava trattando il Bayern, quindi non è una cosa così peregrina, qualcuno di voi si andrebbe a prendere a zero Boateng fino a fine stagione? No. Ma forse quel genere di cose dobbiamo superarlo, sì, veramente, ragionare un attimo, non solo sui ventenni, però dico, proviamo un po' a, non so, a sbloccare un'idea nuova, piuttosto che andare a prendere uno a fine carriera che ti fa l'ultimo anno qui, non lo so. Boh. No, è chiaro che ci possono essere, faccio un esempio, l'Inter che prende Mkhitaryan dalla Roma, no? Svincolato, poi Mkhitaryan... grande affare quello. Ci sono delle opportunità, io non so, li metti in una squadra, l'Inter era già in una, secondo me, bravo, una posizione, bravo, a livello più avanzato. Però io dico anche una cosa, ora, da amante di Sule e quant'altro... Cioè, non facciamo passare il messaggio che la Juventus debba diventare la, come che dico, la Juventus, no? La Juve deve avere il giusto mix, quindi ci sono delle opportunità che devi cogliere anche per alzare il tasso di leadership di questa squadra che resta, secondo me, molto basso. Quindi ci sono delle soluzioni che poi, cioè Zelinski, no? Il giocatore è già stagionato e tutto. Se arriva a zero, io un pensiero, io Romeo Agresti lo faccio. Quello ma subito, ma subito, questo periodo, certo, come no. Cioè, però Zielinski che... magari è un Samardžić, ora capiamoci cosa voglio dire, no? Sì, c'è una pista che fa gol, che tira da fuori, che si inserisce, che... Non è che adesso io debba vivere il mercato della Juventus a mo' di database, se a 24 anni non lo prendo, cioè... No, certo. No, perché ho paura che... Nella testa di però qualcuno... vale anche per Berardi questo, Romeo, perché qualcuno, certo. Massimo Panzini prima diceva, un quasi omonimo, diceva Berardi ti può fare 4-5 anni dai 29, certo, 33, però là 18 con l'anno magari. Il mio ragionamento era sul fatto che già fossimo un po' coperti se dovessi puntare su Sulè. Cioè io dico, se c'è poco budget, o quel budget che c'è, dirottarlo sulle priorità assolute. Difesa, e invece... Invece cambiando reparto, visto che si parla sempre troppo poco, poi Locatelli ovviamente è un giocatore che ha grandi attaccamenti, è un italiano, sappiamo la Juventus quanto tiene a questi temi, però secondo me è un regista abbastanza adattato, è un regista che gioca a una velocità non da club di primissima fascia, per cui ti chiedo se la Juventus, la valutazione di Locatelli che ha, è un giocatore da rosa magari da rimettere nel suo ruolo naturale che non è quello del regista, oppure se lo vede come regista del futuro dei prossimi anni. Questa è una bella domanda. Allora, tu finché hai Allegri là ci gioca Locatelli, se fai valutazioni differenti puoi anche avere una visione differente sulle caratteristiche di Locatelli, quindi onestamente io, parlando comunque anche con un po' di persone che lavorano a Juve, Locatelli c'è una grandissima considerazione, ma non di facciata, cioè, credono di avere tra le mani un giocatore forte, quindi questo è Gianca.
No, ma cioè, Locatelli, secondo me, quando noi lo vediamo giocare, ci dà dei momenti in cui sembra a tutti molto, molto forte. Magari ti entra in tackle, sembra a un certo punto, a dei minuti che sembra molto nella partita. No, secondo me, ripeto, il regista non è il suo ruolo per vari motivi. Non ha quella velocità, secondo me, quella pulizia di passaggio, o almeno con gli smarcamenti che hanno i compagni di squadra, non ce l'ha. Ma mi sembra un giocatore che non, che, insomma, per come giochiamo noi non è tanto performativo, insomma. Dai, sono aveva detto 4 e 12 Romeo, ragazzi, ma sono le 4 e 14. Grave, qua tocca il cachè, tocca farlo esplodere. No, Quando qua vieni a poi. Roma, Romeo? Adesso organizziamo, ragazzi, Vuol dire organizziamo una c'ha bella. robetta, come si dice, c'ha Organizziamo una bella Natale. cenetta con Zampini. Già anche. Ha Adesso voglia. ci facciamo una bella mangiatina. Devi venire però. Chiacchieratina. Una E bella poi io, chiacchieratina. Giancarlo, come sempre, andiamo a casa a riposare. Esatto. Io e Giancarlo andiamo a riposare. Inchiesta Prisma, PM Procura Torino informano i colleghi di Roma dopo lo spostamento processo. Beh, sì, direi, quello che devono fare. Dice, stavano per essere integrati i capi d'accusa contro l'ex dirigenza. Juve con un ritocco al rialzo e le somme contestate. Vabbè, insomma, vedremo. Ora se ne occuperà Roma, fortunatamente. Poi come va, ripeto, noi non abbiamo mai garantito su assoluzioni e tutto. Noi abbiamo visto cosa è stato fatto. C'è cioè, un'inchiesta a senso unico da una procura non competente. Poi detto questo, se ci sono reati e tutto il resto, verranno individuati dal tribunale competente. Si usa così generalmente, insomma. E dai, direi di salutarci, ragazzi. Vediamo stasera altri veleni. Domani non se ne esce più. Stasera ricordo il bar di Mister Gatta. Domani alle 2 c'è Luca Momblano. Le sue novità. Si va veramente finalmente anche verso il calcio giocato. Fatemi ringraziare Francesco Cecotti, vecchiasignora.com, Giancarlo Liviano d'Arcangelo. Ciao Giancarlo, Ciao, alla Luca prossima. Momblano, Romeo Agresti, il re del mercoledì. Ciao ragazzi, dai, tanto ci vediamo, penso, prima di San Siro, quindi qualcosa ci Ci inventiamo. sta, Weekend, qualcosa ci inventiamo. qualcosa ci inventiamo prima. Un grande abbraccio a tutti, ragazzi. Forza Juve, ragazzi. Forza Juve, pensiamoci, sempre. Ricordiamocelo sempre. Sempre forza Juve. Ciao. Ciao, ciao, ciao.